Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio fare un video in cui ci trucchiamo insieme con la nuova collezione di MAC per festeggiare il Capodanno cinese. Come avevo preannunciato in video in cui parlavo delle cose che mi avevano colpito in occasione dell'uscita di questi prodotti in edizione limitata per quanto riguarda il Capodanno cinese, ho preso qualche pezzo da MAC. L'anno scorso non ero riuscita a prendere nulla perché era andato tutto sold out. Quest'anno invece ho fatto il mio ordine appena la collezione è stata proposta sul sito di Selfridge, che è un sito che io adoro, un sito inglese. Ogni volta che vado in Inghilterra non perdo mai occasione di andare a fare un giretto su questo sito e no, su questo sito, in questi negozi, perché è una catena di negozi che ha dei prodotti che mi piacciono veramente moltissimo e una profumeria non fornita di più. E per fortuna fanno anche vendita, vendita online e al momento spediscono in Italia senza costi di spedizione, o meglio, si paga una quota annuale per quanto riguarda le spedizioni, ma poi ogni acquisto che si fa, le spese di spedizione sono comprese con la prima quota, che mi sembra sia intorno ai £10, e comunque mi sembra un prezzo buono, senza contare poi che hanno prodotti veramente interessanti. Per quanto riguarda le collezioni di MAC, spesso e volentieri hanno prodotti che altrove sono andati subito sold out. E comunque li hanno piuttosto in anteprima e quindi ho fatto il mio ordine. Una cosa che avrei voluto prendere, ma che poi ho lasciato lì, è stato l'illuminante. Ogni prodotto di questa collezione è un prodotto in gamma permanente che però è stato rivestito a festa per l'occasione e l'illuminante è qualcosa di meraviglioso, ma non l'ho acquistato perché non lo avrei utilizzato per paura di rovinarlo perché è una scultura veramente molto molto bello. Il primo prodotto che vado a mettere è questo qui di IT Cosmetics, che è una CC cream che io ho preso nella colorazione Neutral Medium ed è un prodotto che mi sta piacendo veramente moltissimo perché va a uniformare molto bene l'incarnato, ha una protezione 50, il che non guasta mai, ed è idratante. Inizialmente ho fatto molta fatica per abituarmi, cioè come andava steso questo prodotto. Allora, con la spugnetta non mi piace, con il pennello nemmeno, poi ho preso l'abitudine, diciamo, di utilizzarlo con le dita, però è abbastanza spesso, come si può ben vedere. Mi dava un po' fastidio sulle dita, ecco, lo sentivo abbastanza grasso, ecco. Poi ho trovato pa la pace utilizzando questo qui, il Blend Smart. Ho fatto un video un paio d'anni fa, mi sembra, dedicato a questo pennello, che è il pennello rotante, e mi piace veramente moltissimo applicato con questo pennello. Mi piace perché questo prodotto va a minimizzare moltissimo i pori dilatati. È un prodotto molto confortevole alla lunga. Appena steso si sente, non è impercettibile e inizialmente non è che mi piacesse più di tanto. Invece adesso non riesco più a smettere di utilizzarlo. E applicato con questo pennello faccio veramente in un attimo. Lo metto anche sugli occhi, nel contorno occhi, perché spesso e volentieri mi è sufficiente anche senza utilizzare il correttore. Mi piace moltissimo. E si applica veramente molto molto bene. Spesso e volentieri mi basta un solo pump. Vado ad applicare un po' di cipria. Questa qui è quella di Nabla, io ce l'ho nella colorazione Light.
Non è male questa cipria, come si può notare, l'ho utilizzata veramente tantissimo. Mi piace perché comunque è molto sottile e mi va comunque a tenere la CC cream ferma tutto il giorno, anche se onestamente non ce ne sarebbe bisogno. Forse un po' di correttore mi sarebbe servito, non sto dormendo benissimo ultimamente, però per non fare troppo make-up, insomma. E adesso passiamo a questa palette, che è quella che ho preso nella collezione, che è veramente molto molto bella. Allora, questi sono tutti i colori che sono già in gamma permanente, e però mi piaceva moltissimo la combinazione, nel senso che MAC ha veramente talmente tanti ombretti che secondo me non è facilissimo orientarsi, e ho trovato molto interessante l'accostamento che è stato utilizzato per questa palette, che mi piace veramente molto. Ecco, adesso mi cadono tutti i pennelli. E voglio utilizzare questo blu. E utilizzo questo pennello di Kiko. Trovo che questi ombretti siano veramente molto molto pigmentati, facilissimi da utilizzare. Certo, sono veramente molto molto piccoli, però. Veramente molto molto pigmentato. Adesso prendo questo colore qui, con il 217 di MAC, che ho talmente utilizzato che si sta cancellando. Trovo che si sfumino veramente molto molto bene. Forse tra queste palette proposte in edizione limitata, questa è veramente molto molto bella. E la sfumabilità secondo me è ottima. Adesso voglio mettere questo colore qui, luminoso. Trovo che questi colori luminosi si applichino sempre meglio con le dita che non con il pennello. L'ho usata tantissime volte questa palette e mi piace perché non fa assolutamente fallout. Riprendo il pennello di prima, anzi no, prendo questo qui piatto e con questo pennellino qui vado a intensificare un po' qui. Secondo me è molto molto bello. Poi con un pennellino a penna vado a prendere il colore più chiaro e vado a fare un punto luce.
Altro prodotto che ho preso, e secondo me è il re della collezione, è questo blush che è veramente stupendo. E secondo me, se si deve acquistare un pezzo della collezione, è sicuramente questo. È un blush doppio che non riesco ad aprire. Sono riuscita ad aprire, è questo qui ed è bellissimo. Ha lo specchio e i colori sono questi. A me piace molto mischiato insieme. Prendo un pennellone, questo è di Charlotte Tilbury e mi piace mischiato. Trovo che si sfumi veramente molto molto bene ed è bellissimo. Mi piace tantissimo. E poi voglio utilizzare questo prodotto sempre di MAC, che è un kajal veramente bellissimo. Io ne ho due, l'altro l'ho usato molto di più, questo di meno, e lo vado a mettere nella parte interna dell'occhio. Così, anche la parte sopra. E trovo che dia un'intensità allo sguardo veramente notevole. Con e senza, trovo che sia veramente molto bello. Come mascara sto utilizzando questo qui di Milk, che mi è stato regalato da Sephora quando è stato il mio compleanno, che ho preso una palette con il buono del compleanno e mi hanno regalato questa mini taglia. Ed è una mascara che mi sta piacendo moltissimo. Ah, lo scovolino classico, ma devo dire che mi ci trovo veramente molto molto bene. Come matita labbra applico Pillow Talk di Charlotte Tilbury, che è la mia preferita, mi piace tantissimo, perché è il colore delle mie labbra e la posso utilizzare con qualsiasi rossetto. Bellissima, questa matita è stupenda e mi fa tenere tantissimo qualsiasi rossetto. E parlando di rossetti, questa meraviglia che è un altro pezzo secondo me irrinunciabile. Anche questi sono tutti già proposti. E io ho preso Cockney, che era già uscito in un'altra collezione e non avevo preso. In questa occasione ho deciso di prenderlo ed è bellissimo. Mi piace tanto, l'ho già usato molte molte volte. Bellissimo. E ha una durata veramente incredibile questo rossetto, mi piace tanto. E poi il fatto comunque che sia un po' luminoso, questo mi sembra che sia un lustre. Ed è un finish che ho rivalutato veramente moltissimo. Grazie a tutti per aver visto il video. Spero insomma che sia stato piacevole stare qualche minuto in compagnia. Per chi è capitato qui per caso e volesse iscriversi al canale, ne sarei veramente tanto tanto contenta. In ogni caso, grazie a tutti e al prossimo video. Ciao!